Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo test ride. Oggi andremo a provare le nuovissime BMW F900. Oggi siamo in questo primo test ride dove stiamo andando a provare la versione R, cioè questa qua naked. E detto questo, poche chiacchiere, saliamo in sella. Ed eccoci qua in sella, siamo finalmente partiti. Ok, iniziamo a prendere un po' di dimestichezza. Vediamo un po' come si comporta in questo primo approccio. La prima cosa che noto infatti è il fatto che ha il cambio quick shift. Dovrebbe essere sia in salita che in discesa. E questa è una cosa davvero molto piacevole, a suo vantaggio, e rende la guida molto più dinamica e fluida. Vediamo un po' questo motorone come si comporta. Mamma mia! Mamma come tira! Già subito ai 6.000 giri vediamo che proprio spicca il volo, perché infatti è proprio a 6.500 giri che troviamo il picco di coppia massimo, che è di 92 Nm, e devo dire che si sentono tutti, e soprattutto abbinati ai 105 cavalli erogati a 8.500 giri da questo bel bicilindrico in linea derivato dalle versioni precedenti di 800 cm3, cioè la F800R. Questa nuova F900R presentata all'EICMA del 2019, quindi novità assoluta di quest'anno, devo dire che si fanno notare e si fa anche attendere, nonostante era pure un pochino inaspettata, devo dire. Rispetto alle versioni precedenti noto che veramente c'è stato un miglioramento, la moto è stata stravolta e migliorata praticamente in tutto, a partire anche dal telaio che è stato modificato e studiato ad hoc per queste nuove versioni. Presenta parecchi optional ovviamente, più tutti gli altri che si potrebbero aggiungere. Impennatina, perdonate il test ride fatto un pochino al buio, però solo a quest'ora c'era concesso farlo. Spero che comunque la GoPro si riesca a vedere per bene. Comunque il motore anche a 2000 giri è veramente linearissimo, mi piace veramente molto, è molto molto lineare, sembrerebbe anche essere adatta ai neofiti praticamente, perché veramente, nonostante la stiamo provando in dynamic, sembra abbastanza semplice e intuitiva, soprattutto dà molta sicurezza e stabilità, e ovviamente con BMW la sicurezza è sempre a portata di mano. Infatti troviamo in dotazione, oltre il già citato cambio elettronico blipper sia scalata che in salita, potete notare in questo momento lo schermo TFT che davvero è spettacolare. Oltre al fatto che in questa modalità sportiva, come vedete, ci sta il giroscopio, ti indica la piega massima, la frenata massima, il livello di entrata del DTC, nonché consumo di benzina, numero delle marce, tutto quanto. Veramente la tecnologia BMW si fa riconoscere anche su questa moto e non ha nulla che invidiare alle altre marche, anzi mi sa che hanno tanto da imparare. La cosa che sento è che sotto i 6.000 giri la moto è davvero molto lineare. Unica forse critica che posso dire è che la coppia si fa un pochino attendere. Nel senso, una volta arrivati a 6.000 giri ti dà veramente una bella scarica. Prima sembra leggermente smorta. Andiamo ad affrontare la curva, mamma mia, è davvero molto molto stabile in curva. Posizione azzeccatissima. Le pedane sono molto alte, abbastanza diciamo per essere una naked, e la postura di guida è d'attacco ma non troppo, cioè nel senso che si riesce a stare anche comodi, quindi eventualmente per qualche giretto un po' più lungo la moto risulta effettivamente adeguata, sempre considerato che fa parte della categoria naked. Addirittura c'è anche il tempo sul giro noto ora. Comunque troviamo anche le sospensioni elettroniche, tutto questo ad un prezzo di 8.990 euro. Non so se da aggiungere magari messa in strada eccetera eccetera, però diciamo che è un ottimo prezzo per questa bella novità sul mercato lanciata da BMW. Da fermo risulta abbastanza comoda, nonostante i 211 kg in ordine di marcia, e la sella anche molto regolabile e permette di toccarci a chiunque. Andiamo dai 77 mm fino agli 86. Beh, che dire, il mio test ride finisce qua. In ogni caso, io ringrazio la concessionaria BMW di Salerno Tortora Moto, sempre disponibilissima. In ogni caso vi invito a lasciare un like se questo test ride vi è piaciuto e ad iscrivervi al canale, perché ne susseguiranno molti altri. Ci vediamo al prossimo video.